fare un piccolo piegamento squat. Quindi lo squat coinvolge il muscolo quadricipite prevalentemente. Piego, scendo, rimango una specie di contrazione isometrica, intanto afferro con le mani le caviglie, rimango ancora 3, 2, 1, stendo le gambe, paura, tiro. Ritorno in accosciata, quindi questa sorta di squat statico con contrazione quadricipite principalmente, sento l'affaticamento quadricipite, stretching di nuovo. Ripeto un'ultima volta con squat. Rimango sempre a sentire la tensione muscolare di geometria e di nuovo stretching. Ritorno in posizione di affondo, spingo le gambe, sollevo il busto, tengo la posizione, sento l'affaticamento muscolare della posizione statica e di nuovo stretch, allungo. Ma quando inizia a tremare, stanco, stressato? Sì, no. No, è proprio lì che dai gli impulsi giustamente della famiglia verde, sta torno su, cambio e ruoto dall'altra parte, più o meno stessa distanza, vado su in piegamento, sento, sto lavorando sulla stimolazione delle fibre, motoneuroni gamma e alfa vengono stimolati e vado in stretch. Ripeto una seconda volta, quindi sono in posizione di nuovo statica, isometrica. E di nuovo stretch. Finalizzato andrà a contrarre bene il quadricipite.
ferro, l'altro piede, di nuovo tallone al gluteo e mantengo. Di nuovo scendiamo giù piano piano e ripetiamo il lavoro ancora in salita su, contratto bene. Cerchiamo adesso di sentire anche tanto tanto i polpacci, destra e sinistra, di massima elevazione. Scendo a retro con il piede destro e cerco lo stretch del polpaccio destro, inclinandomi ovviamente sulla gamba avanti e avendo entrambi i piedi in direzione di avanzamento, quindi il piede dietro lo giriamo bene con le dita rivolte in avanti. Lì dovremmo sentire l'allungamento. Ispirazione, sempre calma e tranquilla, e avvicino un piede all'altro e di nuovo vado su e ho la fase power, contratto, vengo. 1 e allungo. Fate power, proprio forza, concentratevi sull'idea della contrazione di genere, che dà un senso a fare power, proprio forza. Riavvicino e dall'altro e ancora una volta, per l'ultima volta faccio su, in contrazione. Porto le mani sotto piede destro e sinistro e stendo il più possibile per avvicinare la testa tra le ginocchia. Ritorniamo più su piano piano, sganciandoci dalla posizione, quindi sdrotolo e andiamo a incrociare la gamba destra dietro la sinistra in modo da avere questa posizione. Molto semplice, il passaggio è allungo il braccio, è flendo lateralmente e contraggo la muscolatura del fianco e allungo la catena laterale, in questo caso destra, visto con la gamba destra dietro. Salute. Salute, divarico e vado in accosciata squat. Andiamo su, incrocio di nuovo e allungo una seconda volta. Tengo. Rientro in posizione e scarico. Altra gamba, sinistra dietro, trovo la stabilità, braccio allungo e contraggo. Contraggo quindi il lato destro ed estendo lateralmente la fascia sinistra. Torno al centro, di nuovo divarico e squat, accosciata, tipo squat lie, sumo squat. Salgo e ancora incrocio, allungo, rimango. E rientro in posizione, piano piano, sgancio. Andiamo di ginocchia a terra, in posizione. Buttiamo i piedi. Questa è una posizione che si fa un po' in pilates.
fare le cicliche, ovviamente anche addominale, attivo tutta la catena cinetica posteriore e anteriore e rilasso, carico, scendo giù e ho la fase di stretching relax con posizione anche yogica del bambino.
schiena, così osservate molto semplicemente il lavoro che prevede piedi uniti, ginocchia divaricate, appoggio gomito, avambraccio, così così chiaro. Posizione dove tenendo piedi vicino l'un all'altro ho la fase di apertura delle ginocchia, addori, coccio femorale, appoggio mano destra, appoggio mano sinistra e spingo. C'è l'aspetto forza. Ed è un po' più tranquillo. Ripeto una seconda volta, appoggiando mano sinistra a destra, sollevo e stendendo, vado a spingere più forte ancora, per aumento dell'apertura. Ricominciamo, salutiamo e andiamo con ginocchio sinistra a terra, gamba destra laterale, braccia aperte circa all'altezza delle spalle, attivo la flessione laterale con contrazione come abbiamo fatto quando eravamo in piedi, che devo poi controbilanciare con la flessione sul lato opposto e sollevamento gamba. Quindi qui abbiamo delle analogie con anche power yoga. Cambio per fare ciò che vi ho appena spiegato, appoggio la mano, sollevo la gamba, la tengo più elevata, allungo il braccio corrispondente alla gamba. E cerco non solo di tenere la posizione ma di allungare la posizione. Mantengo ancora e ripeto anche qua una seconda volta, quindi sollevo
eseguo la pressione laterale verso il lato destro e rimango. Contrazione, obliquo destro, allungamento, catena laterale sinistra. E cambio, torno, appoggio, oltre a sollevare ad allungare il braccio, cerco un allungamento globale del lato destro. Quindi c'è sempre attivazione muscolare associata ad allungamento muscolare. Ok, richiamo in modo tale da potermi ritrovare in flessione ginocchio a terra. Scarico un attimo e attivo la gamba opposta, in modo tale che adesso sia dall'altra parte. Eseguo il primo passaggio, contraggo obliquo sinistro, allungo catena destra, laterale destra. Vado, appoggio, sollevo e oltre appunto a stendere cerco di allungare. Due forze contrarie e opposte mi portano ad allungare e nello stesso tempo contrarre per eseguire quest'idea di allungamento. Ripeto una seconda volta, quindi appoggio e stretch. Sempre la respirazione, mi raccomando. Richiamo, avvicino per sedermi sul tappetino, avere gambe distese avanti. Mani in appoggio. Vado a sollevare il bacino, scivolo in alto. Poi faccio quello che chiamiamo l'infilata senza puntare il bacino. L'infilata delle glutei tra le braccia. E ancora spingo su e a. Che poi diventa la sfilata se riusciamo a portare le gambe dietro. Ma questo è un'altra cosa. Ancora una volta da solo il piede meglio, spingo su, forza, poi dovremmo essere le spalle queste volte e dietro, wow, attenti, metto il busto in avanti, ok, siedo e vado dietro, allungo, braccia. Adesso abbiamo una fase piuttosto semplice, mi chiudo, mi raggomitolo e per farlo però ho bisogno di contrarre fortemente gli addominali sollevando la testa e portando la fronte alle ginocchia, in questo modo, chiudo e contrarre, forte, tengo, 3, 2 e vado adesso a stendere e allungare. Con braccia gambe distese, autoallungamento tramite la respirazione, ma attivo la catena cinetica posteriore, quindi i muscoli della schiena, glutei, lombari. E adesso incontro il bilanciamento, vado ad allungare perché attivo la catena cinetica anteriore tramite il retto addominale, le sette cosce. E su, stringo forte e tengo, strizzate gli addominali come se fosse uno stringo.
strazio bagnato da cui volete farmi uscire l'acqua. E adesso di nuovo stendete le braccia, le gambe, vado in allungamento attivando la catena cinetica posteriore. Non è solo allungo, è allungo e stendo. Lo facciamo un'ultima volta, quindi via con questa sorta di crunch che misura forte della catena anteriore. Ok, vado a stendere e ad allungare. Esercizio altrettanto, a mio avviso, quindi fortemente opinabile, molto bello e valido, è quello che vi propongo adesso. Andiamo sul fianco. Mi metto di schiena così forse potete vederlo meglio. Le mani vanno dietro la testa, il corpo come vedete è disteso. Il primo passaggio è, mi chiudo, posizione fetale massima, contrazione e chiusura, con fronte e ginocchia il massimo avvicinamento, e rimango in questa posizione fetale sul fianco. Mentre rimango sto contraendo l'addominale, sto avvicinando il più possibile la fronte alle ginocchia per poi adesso stendere e andare in estensione. Non so se riuscite a vedermi, sono in estensione, quindi sto elicitando la catena cinetica posteriore. Sei banana. Esatto, una banana, bravissima. E richiudo, strisciando con le mani dietro la nuca, in chiusura e massima contrazione di nuovo. Torno in banana e quindi estensione. Ok, rilasso e ruotando vado sull'altro fianco per eseguire nello stesso modo. Quindi partiamo con le mani dietro la testa e raggiungiamo chiusura fetale con ginocchia, fronte di avvicinamento, contrazione abdominale e mantengo per tutto il tempo in cui sono in questa posizione. Quindi pur essendo fermi, stiamo contraendo bene con intensità, compatibilmente le nostre forze. E andiamo in banana, quindi estensione, allunghiamo le braccia e andiamo quindi questa corda di arco e anche qui siamo attivi, sentite la sensazione della muscolatura nella catena cinetica posteriore mentre sei in estensione della catena anteriore. Bravi, ripetiamo la chiusura fetale raggomitolati con grande energia, power stretching, quindi c'è forza, una forza che non si vede ma si sente ed è molto anche di contrazione isometrica. Perfetto, ultimi secondi in questa posizione, controbilanciamo in estensione ancora una volta, quindi a testa in giù che prevede la spinta del corpo.
dritto fino a formare una posizione che potremmo chiamare una V rovesciata. Qua adesso andiamo a mantenere il piede destro in appoggio a terra e a sollevare la gamba sinistra in alto, tutto quello che riusciamo, mantenendo le mani bene in appoggio a terra. Qua stiamo salendo un po' di intensità e difficoltà esecutiva, vado a flettere la gamba che porto su in alto e vado a ruotare appoggiandomi in questo modo in estensione, è una sorta di arco su, una sola mano in appoggio, l'altra rivolta al soffitto come dovresti andare a svitare i neon e rimando. Chiamiamo twist. Ritorno in posizione con la gamba sollevata e cane a testa in giù, dandogli un nome yogico. La gamba che abbiamo sollevato tra poco passerà in avanti per lo stretching del piriforme in questo modo, la faccio passare avanti e la porto qua. Mi rapporto lateralmente, porto bene il piede avanti, non fare che ci sia la gamba intesa come porzione dalla caviglia al ginocchio in accordo e scendo con la fronte verso terra, rimango a respirare. Lasciamo adesso il piede sinistro fermo a terra e solleviamo e stendiamo la gamba destra al soffitto. Preparatevi a flettere dal twist. Io appoggio il piede, spingo in alto e l'altro toccare realmente il soffitto, il più che volte si spingo come se avessi una mano sotto qua e là che va in alto. Bravo, torniamo con il piede su verso l'alto, ancora una volta l'idea di un alluce che va al soffitto, pronti al passaggio che prevede il piriforme, quindi passo la gamba avanti, trovo la giusta angolazione affinché questa porzione si riforme, che è più o meno a livello del gluteo medio, venga recitato e letto il busto avanti, non deve essere dolore, però un minimo di stiramento e di sensazioni di allungamento è molto efficace. Andiamo di nuovo piano piano in posizione prona, la gamba scivola dietro, puntiamo di nuovo le dita di piede a terra, passiamo un po' di via, sollevando il busto, sollevo le ginocchia, cammino indietro, mi fermo ad atterrare di nuovo sotto le mani, da portare le mani sotto.
presa da sotto le piante dei piedi, le dita dei piedi, risalgo su come siamo partiti. Ok.